E perché non sei andato via con la tua famiglia? La mia famiglia? Io non ho famiglia, non ho nessuno al mondo. Ero in fasce quando alcuni contadini di qui mi hanno trovato e mi hanno allevato. In cambio io li aiutavo nel lavoro dei campi. La mia casa è in questo villaggio, non potrei andare da nessun'altra parte. Se le cose stanno così, allora posso chiederti un favore. Sarà un piacere, sono disposto a fare qualsiasi cosa. Sai in che direzione è andato l'esercito austriaco? Sono ormai 3 giorni che non si vede l'ombra di un austriaco in giro. Capisco. Sergente, salga sul tetto e veda se il nemico è qui intorno. Sì, signore. Voi altri, sistemate i cavalli e restate qui di guardia. Sergente, vede niente? Impossibile! Il tetto è troppo basso, capitano. Gli alberi sono alti e mi impediscono di vedere in lontananza, purtroppo. È un guaio. Capitano! Io potrei arrampicarmi su quell'albero. Cosa hai detto? Vede, se mi arrampico in cima all'albero, potrò vedere tutto il villaggio e anche oltre il bosco. Riusciresti davvero a salire fino in cima? Certo che ci riesco. Ci sono salito centinaia di volte su quell'albero. Se vuole, le faccio vedere come arrivo fino in cima in meno di un minuto, capitano. Senti, e sei davvero sicuro di poter distinguere chiaramente tutto ciò che vedi? Certo, ho un'ottima vista. Riesco a vedere un passerotto a distanza di 1 miglio e non sbaglio mai. Allora penso potrei riferirci con sicurezza tutto quello che vedi in lontananza dalla cima di quell'albero. Per esempio, se l'esercito nemico si è appostato dietro la collina, se vedi i fucili che luccicano, nuvole di polvere o cose del genere. Ma certo, contate su di me. Va bene. Fai del tuo meglio. Sì, signore. Ragazzo, che cosa vuoi in cambio? In cambio, capitano? Oh, niente, assolutamente niente. Questo è già abbastanza per me. Certo, per gli austriaci non lo farei mai. Non lo farei mai per nessuna cosa al mondo. Ma questo è per gli italiani. Capitano, io sono italiano, sono lombardo e sono felice di aiutare la mia patria. Un momento. Che c'è, signor capitano? Niente, ma fa attenzione. D'accordo, capitano. Sergente. Sì, signore? Non so se ho fatto bene a servirmi di quel bambino. È troppo pericoloso. Avremmo dovuto trovare un'altra soluzione. Ma nessuno di noi avrebbe potuto arrampicarsi sulla cima di quell'albero. Non c'era altro modo. Preghiamo che ce la faccia. Sì, deve farcela per la sua patria. Guarda lontano, diritto davanti a te. Cosa vedi? La cavalleria austriaca è in ricognizione a 30 miglia da qui. Bene, che altro vedi? Guarda dietro la collina sulla destra. Vedo qualcosa che luccica in mezzo agli alberi, proprio dietro la collina, sembrano... Sì, sono baionette! Sono moltissimi! Sono anche nel campo di grano davanti alla collina! Scendi subito giù! Ti hanno visto, scendi! Non è niente, non ho paura! Ora guarderò a sinistra! Accidenti, ma allora ce l'hanno proprio con me. Attento, scendi giù subito. Ma devo ancora guardare a sinistra. Ah, vedo tra gli alberi un cannone. Ah. No.
cazzo! Coraggio. Capitano, io spero di essere stato d'aiuto all'esercito italiano. Certo, figliolo. Ci hai fatto sapere dove si nasconde l'esercito nemico. Sono felice. E ti prego, perdonami. Sergente, corra al reparto ad avvisare gli altri. Sì, signore. Tenetevi pronti all'attacco. Così la battaglia ebbe inizio. Due giorni e due notti di lotta incessante, durissima. La fredda pioggia d'autunno batteva sui volti dei soldati esausti. La guerra era finita. Perdonami, ti ho fatto morire, ma la tua morte ha salvato la vita di centinaia di soldati italiani. Sei stato coraggioso, grazie. Grazie, piccolo eroe. Così finisce la storia della piccola vedetta lombarda. Proprio ieri avete visto passare i soldati che tornavano dal confine e che lì hanno combattuto per tutti noi. Tra loro c'erano anche dei giovani feriti che hanno la vostra stessa età. Ma alcuni di voi si sono messi a ridere e questo mi ha reso molto triste. Una vera vergogna. Avete osato deridere dei valorosi combattenti ai quali noi dobbiamo la libertà. E inoltre, alcuni di voi forse non sanno che il nostro direttore ha perso in guerra il suo adorato figliuolo. Seppi così che il figlio del nostro direttore era morto in guerra. Quella sera a casa, mio padre mi raccontò la storia nei dettagli. Credevo che tu lo sapessi. Il fatto accadde poco dopo il tuo primo anno alla scuola Baretti, Enrico. Improvvisamente arrivò a scuola la notizia che il figlio del direttore era stato ucciso durante una sanguinosa battaglia. Sì, era figlio unico ed era partito volontario per il fronte nonostante la giovanissima età. Il padre si oppose in tutti i modi, ma la decisione del giovane era irremovibile. Quando seppe della sua morte, che cosa fece? Che pena per quel povero uomo. Fu un colpo terribile. Voleva lasciare la scuola Baretti che dirigeva da tanto tempo e dove tutti, alunni e insegnanti, gli volevano un gran bene. Davvero voleva andarsene? Sì, me lo ricordo. I genitori dei ragazzi erano sconvolti e andarono tutti a trovarlo a scuola per impedirgli di dimettersi. È vero. Comprendevamo tutti il suo grande dolore, ma noi non volevamo perdere un direttore stimato come lui. Sarebbe stata una perdita irreparabile, non solo per noi, ma soprattutto per i nostri figli, Enrico. Un uomo così buono e comprensivo, amato e apprezzato da tutti, non è sostituibile. Oh, direttore, per favore, non sì, si dimetta. Resti per noi, per favore. Resti alla scuola Baretti. Per i nostri ragazzi. Per i nostri ragazzi. Vi ringrazio tutti. A dire la verità, lasciare la scuola Baretti e abbandonare questi cari ragazzi è un grande sacrificio per me. Sarebbe una parte della mia vita che finisce. Per un momento mi è sembrato di parlare con il mio povero figlio che non c'è più. E ho chiesto a lui. Gli ho chiesto se avrei dovuto lasciare la scuola o no. Detto questo, rimase in silenzio per un po' a pensare, chiuso nel suo grande dolore. Poi, con calma, prese la lettera di dimissioni che lui stesso aveva scritto e la strappò. Dopo aver ascoltato il racconto di mio padre, capii perché il direttore quella mattina aveva pianto. Egli aveva osservato la sfilata militare con gli occhi pieni di lacrime. In quel momento, tra i giovani soldati che gli passavano davanti, doveva quasi aver rivisto il suo adorato figliolo ucciso in guerra.
Ricordo ancora il primo giorno a scuola, le mie matite, i pennarelli blu, che lontano quel tempo come vola, verdi giorni che non tornan più. Quanti giorni su quei neri banchi, quanti sogni non ricordo più, ma un pensiero assopito si fa avanti, è quel libro che leggi ora tu. Tamburino sardo, corre senza aver paura, alto tiene il suo stendere.